Sì, che bello. Va, cosa ha detto? E scende da là, mamma mia. Thank you.
cambiato da qualche quando Milano fu liberata dall'occupazione nazifascista. Una data simbolica, dalla della Repubblica Italiana fino all'approvazione della Costituzione. Quest'anno il Comune di Sassari ha una cerimonia dal significato così importante con l'esecuzione dell'inno nazionale. Thank you.
democrazia e nella promozione della memoria di quella stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza. Prego, Caterina Mura. Bisogna sempre considerare che io sono sarda e appartengo ad una generazione in cui i sardi ancora avevano una statura, insomma, piuttosto bassa. Intanto buongiorno a tutti, anzi buona festa della liberazione a tutti e a tutte, buon 25 aprile a tutti e a tutte. È una bellissima piazza, è stato un bellissimo corteo, ancora più grande rispetto a quello dell'anno scorso. Grazie a tutte quante voi, a tutti quanti voi. E d'altra parte però non potevamo aspettarci altro, visto che grazie anche a questa amministrazione comunale Sassari è una città antifascista. Grazie anche per un altro atto simbolico molto importante che Sassari ha fatto. Quest'anno, il 23 marzo, alla presenza del presidente emerito dell'ANPI, Carlo Smuraglia, abbiamo intitolato una piazza ai partigiani e alle partigiane. È condannato a ripeterlo. Queste parole le troviamo nel campo di concentramento di Dachau, sono state tradotte in tutte le lingue, poi sono state riprese da Primo Levi, non solo come monito per non dimenticare, ma soprattutto come impegno vivo e costante perché quel passato, i lager, la guerra e la devastazione, i regimi totalitari, la sopraffazione dei più forti sui più deboli, il razzismo, ebbene, quel passato non si deve mai più ripetere. Per questo la Resistenza e la Liberazione, la Costituzione e la nascita della Repubblica Democratica non possono essere il ricordo e le riflessioni di un giorno, il rituale di una stanca cerimonia. Devono costituire parte integrante e viva di ciascuno di noi e devono essere inserite a pieno titolo nella storia e nella coscienza del nostro paese. Ricordo che il 25 aprile è la festa nazionale della liberazione, è la festa di tutti gli italiani e di tutte le italiane, delle loro radici e del loro futuro. Bisogna recuperare il significato vero di questa festa. La lotta di liberazione ha aperto infatti la strada alla democrazia, alla Costituzione, ai valori che si sono formati in anni di opposizione al fascismo e durante la Resistenza. Non si tratta quindi di un derby fra opposte tifoserie. E sbaglia chi, in modo maldestro, tenta di banalizzare con queste parole uno dei momenti fondanti del nostro paese, dimostrando non solo sciatteria politica, ma anche una profonda ignoranza della storia. I partigiani e le partigiane volevano la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista, la fine del fascismo e della guerra, ma volevano qualcosa in più. Volevano uno Stato diverso, migliore, più democratico e più giusto. La Resistenza fu infatti quel fenomeno straordinario in cui la parte migliore degli italiani, fra cui, vi ricordo, non pochi sardi, è stato possibile che ideologie e credenze diverse, provenienze sociali e politiche differenti, perfino motivazioni a volte distanti tra loro, siano riuscite ad incontrarsi e a produrre la nostra Costituzione. Oggi, di fronte ad alcune scelte operate dal governo, ad affermazioni e proposte di qualche suo ministro, ho paura che si vada in una direzione del tutto diversa rispetto a quei valori e a quei principi.
mi limito ad alcuni esempi. Porti chiusi, decreto sicurezza. Il decreto sicurezza, a mio parere, è sbagliato a partire dal nome, perché suggerisce che ci sia un rapporto diretto fra crimine e immigrazione. E poi perché stravolge la Costituzione, in quanto nega di fatto. Queste proposte sono in netto contrasto con la Costituzione, noi non possiamo rimanere. Il male peggiore è l'indifferenza. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Il contrario della vita non è la morte, ma l'indifferenza. Il contrario dell'indifferenza è ancora e sempre il bene sommo da tutelare. E in quei valori, e quindi con tenacia e con coraggio dobbiamo continuare quel percorso incominciato più di anni. Per fortuna c'è un'altra Italia, quella che spontaneamente ho organizzato, che indica gli immigrati come un pericolo e un rischio per la sicurezza, e persecuzioni, e chi invece muore di fame e di sete. Bisogna reagire all'indifferenza, agli egoismi, al quieto vivere, ai razzismi vecchi e nuovi. I dati ci dicono che c'è un aumento di violenze razziste. È il caso dell'Italia? Forse non ci si riflette di fronte all'ostentazione sempre più sfrontata, arrogante ed evidente di tristi cerimoniali che si ispirano proprio all'ideologia fascista. Ne abbiamo avuto qualche esempio anche a Sassari. Chiamare fascismo? Benissimo. Chiamiamo azioni costanti, perché conquiste quali la democrazia, la libertà, non sono condizioni acquisite per sempre, ma un periodo più oscuro del nostro passato, il fascismo. E ciò di elaborare proposte concrete di impegno su tematiche attuali, come il razzismo e la discriminazione. Di 80 ragazzi provenienti da tutta la Sardegna, partivano dal cancello Nero Pece ad Auschwitz, immaginando gli infiniti scenari di morte. È inconcepibile anche solo pensare cosa un mio coetaneo sentì. Rabbi Arbeit McFry, al contrario, si fece i valori che questa data condivide. Cosa, se non un sogno degli italiani del 45, ci ha dato la possibilità di liberarci di quella pesante inferriata nera? Cosa, se non quella magnifica promessa di libertà, ci ha tenuto in forze? Lo stesso amore che ognuno di noi porta dentro, che ognuno di noi porta dentro di sé. Scrivo telegraficamente a Paola, che poi lei la porta. Non fare. Dammi notizie anche di Tonino. Speriamo sia riuscito a rientrare dagli orribili campi di concentramento tedeschi. Notizie da Sebastiano e Nicolino. Luigino e Tonino. Niente. Oggi ho scritto a Luigino. Il suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, tenemmo i cuori e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. La giustizia è la nostra disciplina, libertà, l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma
La mamma si affacciò alla finestra e chiamò forte: Cicciabella! Che strano nome, disse una signora seduta sotto l'albero di pesco, e le altre in cerchio, nell'ombra esile delle foglie, ridacchiarono dolcemente. La bambina era ricorsa, ma non pareva contenta. Si slanciò sulla piccola scala, sbattendo la porta. Mamma! Esclamò nella stanza. Almeno qui, che siamo sfollate, non mi chiamare Cicciabella! Si fermò di colpo quando vide che c'era un uomo sconosciuto e aggiunse, come per scusa, «Le signore mi prendono in giro!» La mamma era dritta accanto alla tavola e versava del vino in un bicchiere. Si volse con la faccia rossa e felice. «Guarda qui!» disse indicando l'uomo. «È un amico e viene da parte del babbo!» E subito abbracciò la sua bambina. «Sai, Cilino, adesso ti spiego. Si chiama Eloisa, questa signorina, ma noi la chiamiamo Cicciabella e lei se ne vergogna!» Si misero a ridere tutti e tre. «Il babbo», disse Cilino, «ti manda un bellissimo regalo!» Il pacco era sulla tavola e Cicciabella, nella sua eccitazione, non ci aveva fatto caso. Ma quella parola se ne impadronì immediatamente. Strappò la corda, cominciò a svolgere la carta finché vide la bambola, avvinta con piccoli lacci alla debole scatola sbiadita e vecchia. Era grande, non tanto bella, appariva sbiadita e vecchia, sebbene ai suoi tempi fosse stata un capolavoro di bambola e per la sua costosa grandezza rimasta invenduta in una piccola bottega di paese. «È lunga», osservò preoccupata Cicciabella quando ebbe rotta la scatola e liberato la bambola. L'aveva presa in braccio e i rigidi piedi arrivavano quasi alle ginocchia. Senza grande amore, solo pensando che era un regalo del babbo e che doveva necessariamente averne cura, cercò di riparare la scatola e di abbellire alla meglio la bambola mettendole un piccolo fazzoletto azzurro attorno ai ruvidi capelli color di stoppa. «Assomiglia alla signorina Clelia», disse guardando dalla finestra una testa ossigenata nel giro delle signore intente ai loro lavori di lana sotto l'ombra del pesco. Sentì ad un tratto che voleva bene alla vecchia lunga bambola sola e dimenticata come quella signorina gialla di capelli che non avrebbe avuto mai né marito e né bambini. La strinse contro di sé e si accorse che le braccia protese in avanti la cingevano come in un abbraccio. «Ti chiamerai Eloisa come me e ti vorrò bene, anche se sei brutta!» «Cicciabella», disse a un tratto la voce chiara della mamma, «adesso dobbiamo fare una grande cosa!» Prese tra le braccia la bambina e la bambola e parve che parlasse a tutte e due insieme. «Il babbo ha bisogno che portiamo della roba in un certo posto e che non facciamo sapere niente a nessuno, specialmente i tedeschi e i fascisti non debbono scoprirci. Lo sai, vero? Ti ho già spiegato quanto sono cattivi e come tutti stiamo combattendo per mandarli via dal nostro paese.» La bambina seguiva il discorso con i grandi occhi scuri fissi alle labbra della mamma e le ciglia battevano nell'attenzione. La bambola anche sembrava in ascolto, con la testa ritta e l'azzurro sguardo immoto. «Questa roba», proseguì la mamma, «dobbiamo nasconderla. Se ce la trovano addosso, saremo tutti morti.» «Dunque», riprese la mamma, sempre stringendo Cicciabella e la bambola, «noi andremo via tra poco, come per una passeggiata, e saluteremo le signore come se nulla fosse e ritorneremo forse domani mattina, domani sera, insomma, non so, dovremo poi pensare a una scusa per il ritardo. Hai capito, Cicciabella?» La bambina fece segno di sì col capo. Era sempre contenta di andare con la mamma, dovunque fossero dirette, sempre segretamente sperando di rivedere il babbo da tanti mesi lontano. Adesso la mamma metteva in ordine, stendendoli con le mani, dei piccoli fogli dattilografati che Cilino aveva tolto dalla tasca interna della giacca. Cicciabella si sentì liberata e felice. «Posso scendere ora?» «Lascia qui la bambola», disse la mamma.
e non dire una parola con nessuno, intendiamoci bene, anche se quelle là ti domandano questo o è quest'altro, rispondi sempre che non sai niente. Non dimenticare quello che ho detto, mi fido di te. Pareva che parlasse a una persona grande e Cicciabella si sentì dentro un piccolo brivido di gioia. Si avviò saltellando verso la porta, ma prima di uscire le venne in mente la bambola abbandonata. Si volse, la vide nelle mani della mamma che le toglieva delicatamente la vestina dura di garza rosa. Non poté resistere alla curiosità. La mamma tagliò i punti che tenevano unito il mezzo della schiena, tolse l'imbottitura, infilò dentro lo squarcio i piccoli fogli arrotolati, rimise in sesto i lembi e li ricucì rapidamente. La testa era rimasta un po' storta, ma il fazzoletto annodato rimediò il guasto. «E tu, Gidino?» disse la mamma, «vattene dalla porta della stalla, non ti fare vedere e di a Fabio che pensiamo noi a tutto. E tanti baci da me e da Cicciabella». Loro due uscirono più tardi e la bimba portava in braccio la bambola. Passarono davanti alle signore ancora sedute in cerchio nel tramonto. L'aria era dolce, trasparente, tutto il paesaggio intorno si avvolgeva tranquillo nella sera. Pareva impossibile che ci fosse la guerra tanto vicino. «Vanno a fare una passeggiata?» e chiese una delle signore tirando con garbo la lana dal suo grosso gomitolo. «E sì, una bella passeggiata!» rispose la mamma. «Sotto il signore, Eloisa!» E Cicciabella sorrise e disse «Buonasera!» e fece un piccolo inchino grazioso alla signorina Clelia, quella che assomigliava alla sua brutta bambola con la testa color di stoppa. La bambola brutta di Renata Viganò, il pioniere 1960. Grazie a tutti.